Con i due posticipi del lunedì va in archivio anche la seconda giornata di campionato. Roma-Cremonese 1-0, Sampdoria-Juventus 0-0. Pertanto dopo due turni restano a punteggio pieno con 6 punti solo Napoli-Inter e i giallorossi di José Mourinho. Quest'ultimo e l'intero ambiente Roma maledicono la sfortuna che in 24 ore ha messo KO due pezzi da 90 romanisti. Rottura della tibia per il neo acquisto olandese che tornerà al 2023, lussazione spalla, Zaniolo, un mese di stop per lui. Seconda vittoria di misura consecutiva per la Roma e seconda vittoria senza subire gol. Infatti dopo l'1-0 di Salerno, Pellegrini e compagni battono con lo stesso punteggio anche la neopromossa Cremonese, che ha giocato bene e spaventato il portiere giallorosso Rui Patricio in più di un'occasione. Sul taccuino del match dei grigiorossi anche una traversa colpita dall'attaccante Dessers. Roma pericolosa in più occasioni, bravo il portiere Radu su Dybala. Delusione Juventus a Marassi, pari a reti bianche contro la Samp. Il 4-3-3 non risolve i problemi di rifornimento a Vlahovic. Per invece la squadra di Giampaolo, i blu cerchiati recriminano per i due legni colpiti. I bianconeri invece hanno fatto poco o niente, se escludiamo un'opportunità per Cuadrado e un'altra fallita dal neoacquisto croato. Servono rinforzi dal mercato estivo, anche alla luce dei tanti infortuni.